Allora, qua siamo proprio dentro la pista. Ma guardate bene, tenete d'occhio questo aereo, perché... No, tenete d'occhio no, perché tanto poi dopo vi daremo un'occhiata da più da vicino. Ma farà un percorso abbastanza particolare. Ah, e questo sì, questo livello sarà parecchio rumoroso, perché si sentirà il rumore dell'aereo per tutto il tempo. Qua c'è ecco, una delle cose da raccogliere. Ok, qua all'angolo sì, c'è il maialino. Tra l'altro fatemeli uccidere i nemici, perché poi dopo vai a capire chi abbiamo colpito e chi no. Guardate, il rumore del mio laser fa meno rumore. Ok, un livello piuttosto grande. Cioè, il livello è proprio un quadrato. Faccio un po' di raccolta di monete. Quindi facciamo prima la parte esterna e poi dopo facciamo la parte interna. Questa è melma. Ok, in teoria qui questo è l'ultimo lato. Tutto sto casino e il laser ce l'avevamo proprio qua all'ultimo. Quindi devo fare il giro al contrario, vabbè. Però in tutto ciò abbiamo fatto una bella scorta. Ok, e qua siamo tipo all'inizio. E qua iniziamo già a fare qualcosa di più che girarci attorno. Adesso sto camion. Dovrebbe essere la via giusta questa. Abbiamo preso infatti la valigia. Ah sì, noi eravamo partiti esattamente qua. Una batteria la piglierei. Infatti loro dobbiamo cercare. Chi sono i 5 bagagli? Ah, loro sono i bagagli, sì. Sono gli addetti ai bagagli. Ok, giro della pista completato. Fino a qua siamo partiti. Adesso quindi ci buttiamo all'interno. Vabbè, qui all'interno, se uccidiamo qualche nemico, non li uccideremo tutti. Ok, qua questo è uno strato tutto di melma che dovremmo saltare. E qua c'è lui che ci proporrà una gara parecchio interessante. Dobbiamo raggiungere la fine del percorso, ma non dobbiamo né saltare né toccare la melma verde, quindi... Cioè, appena saltiamo scade il timer, proprio. E non dobbiamo nemmeno toccare la melma verde. Ed è qui che siamo grati di avere la telecamera passiva, perché possiamo andare dritti e muovere semplicemente la telecamera. Con la telecamera attiva ci saremmo tipo mossi, ma la telecamera si sarebbe mossa un pochino in ritardo, quindi... Però è una cosa piuttosto semplice. Non sbaglio, vedi? No, no, no. Anche perché, ecco, io sto usando un controller con analogico. Cioè, controller con analogico, il joystick della PlayStation 4. Però... Eccolo. E abbiamo fatto. Ok, e qui dobbiamo salire sull'aereo senza farci del male, ovviamente. Ecco qua, non trovavo l'ala. Qui notare che stiamo fermi, la cosa ci sposta. E i salti ci fanno spostare. A fondo dell'ala non c'è nulla. No, no, il pacco era solamente qua sopra, la valigia. E adesso andiamo su quest'ala all'esterno e aspettiamo il primo. Vediamo se riesco a salire su quel
aspetta, Piruan. No, prossimo giro. Andiamo prima di qua. Ah sì, qua c'è un boss. Il fabbro. Anche il fabbro si batte così. Questo qua schiaccia delle robe che ci inseguiranno. Vabbè, era più facile così. Abbiamo perso quasi tutta la vita. Ah, ok, ci possiamo muovere mentre c'è la scena che abbiamo preso i gettoni del Planet Blitz, oppure solamente in occasione di sto boss. Non importa. Ok, quest'angolo l'abbiamo fatto. Mi pare che c'era ancora un altro angolo. E quindi mo... Beh sì, potremmo provare a salire sul... No, non ce la facciamo. Aspettiamo l'ala. No. Avete notato quindi che l'aereo gira a una pista tonda, senza possibilità di uscire. Non si sa come fa a pigliare il volo. Ma non posso sbagliare ancora. Madonna, l'ho riperso, fa niente. Qua c'era qualcosa. È un bagaglio, quindi ci dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare adesso, aspettiamo. Sì, la cosa migliore da fare era riscendere e salire. E risalire si faceva prima, però fa niente. Qui, oddio, ci abbiamo fatto. Qua un altro giochino dei colori. Allora, come si fa? Abbiamo 30 tentativi, non so come l'ho fatto, ma mi pare che l'ho fatto in un altro modo ignorante. Ah sì, c'è acceso. L'altro era un po' più facile perché c'era acceso il... Proviamo a vedere. Esattamente spenti tutti. Ok. Ok, ah, ok, va a caso. Quindi l'altra volta ho avuto fortuna io. Devo spegnere il rosso e accendere il blu. Quindi devo spegnere il rosso. Spengo il giallo, accendo il verde. Spengo il verde. Accendo il blu e spengo il verde. Oh, no. La prima volta sono andato a combinazione, ma l'ho fatto tipo 1, 2, 3, cioè, che erano tipo tutti attaccati. L'ho fatto prima così, poi così, poi così. Però la combinazione è a caso, quindi. Infatti non sapevo nemmeno io come l'ho fatto. Ci ho messo giusto quei tre quarti d'ora. Ok, abbiamo anche sbloccato il maialino. Tutto ciò per far abbassare l'elicottero e pigliarci il gettone. Però adesso mi manca l'ultimo bagaglio, che sappiamo già dov'è, e il maialino. Quindi dobbiamo aspettare ancora. Ok, ci siamo. Momento della verità. No, troppo. Ho fatto un doppio salto che non dovevo fare. Madonna. Ovviamente arrivo in anticipo. Non stare fermi vicino all'ala perché si sposterà il vento. Oh. No, lo fa. Vediamo se riesco a pigliare la vita. Sì. Ora, aia. Ora. Allora, quelle dei pacchi stanno qui. Al gate 3. O al 3. Ok, ed eccolo qua. E finalmente possiamo andarcene via. Quello che è durato un'eternità. E adesso. Ok. Adesso. Resa dei conti finale. Effettivamente è l'ultimo livello. Ma noi abbiamo lasciato indietro un bel po' di robe. Ok. L'ultimo gettone si trova alla fattoria dei giocattoli di Hal. Che ci manca da prendere. Sì, le scarpe. Ma non mi ricordo a che gli mancava. Le mani. Vabbè, qualunque cosa gli mancava l'avremmo presa. Esatto, ma non l'abbiamo presa qua perché ci mancava un altro potere, cioè quello delle scarpe fluttuanti. Quindi allora andiamo dentro questa stanza. Eccole qua, scarpe fluttuanti. Scarpe odiose. Ecco appunto. Sì, è un po' non difficile, è poco intuitivo.
Perché ha fatti i suoi sali, ha fatti i suoi no. Allora, proviamo a fare un'altra cosa. Teniamo sempre punto X. È la miglior cosa da fare. Mi sono salvato perché erano terminate il potere delle scarpe. Ok, mo facciamo il classico parkour. Ok. Tutto questo per arrivare qua dove ci sta il pulcino. Adesso dobbiamo prendere tutti gli altri pulcini. Sì, secondo dobbiamo prendere, dobbiamo fare la gara con lui. Va bene solamente fare la prima gara, l'altra gara l'avevamo già fatta prima. Bene, la terza. Terzo pulcino. Dovremmo attivare questo. Lo faccio leggere così per chi non mi capisce. Ecco. Dobbiamo far muovere questa balla di fieno. Mentre la balla si muove, noi dobbiamo fare tutto un percorso particolare con... Ah, no, il culo. Dobbiamo ancora trovargli la mano. Ok, allora. Ho perso un po' di tempo per capire, ma dove stava la mano? E a quanto pare è qui. A questo punto io mi chiedo, ma cos'è che ho combinato prima che non l'ho vista? Perché io mi ricordo che ero salito qui sopra per poi salire sulla cassa e... perché cercavamo disperatamente delle monete. Non lo so, però era qua vicino. Non ho idea. Vabbè, non importa. La mano è... E abbiamo sbloccato, quindi... gli stivali della velocità. Come gli altri poteri non si possono controllare, ci darà una spinta contata. Infatti noi dovremmo solamente andare dritto e atterrare qui, senza buggarci ovviamente. Ok, ecco qua, sapevo. Allora adesso sì, dovremmo riuscire a fare un altro tentativo velocemente, altrimenti... Sì, al limite. Al limite però qua. Insomma, non penso di farcela. Niente. Il problema sono questi tubi. Questi pali qua. Proviamo con la visuale. Così. Molto meglio. Ed eccolo qua. La balla di fieno. La balla di fieno era appunto... per farci saltare. La gara però è finita, ora noi allontaniamoci, ecco. La gara sì, era finita, ma non c'era un traguardo. Quindi poi dobbiamo rifare questo percorso. Non c'era bisogno di salire, bastava andare di qua. Ok, non beccarmi, no. Per pochissimo, ok. Quindi manca l'ultimo pulcino che si trova. Ok, l'unica è dovrebbe stare qua a sto punto. Forse qui sopra dove ho detto non c'è bisogno. Magari invece ce n'è bisogno. Eh sì, ce n'era bisogno. Era effettivamente l'ultimo. E vabbè. Poco male, poco male. E quindi ci prendiamo l'ultimo gettone. E basta, possiamo anche uscire. Il primo livello che noi avevamo completato era il quartiere di Andy, che virtualmente si può completarlo tutto anche senza il potere delle scarpe veloci, ma quello sarebbe imbrogliare, tra virgolette. Ok, adesso potete vedere quanto lui è veloce. Cioè no, basta in realtà solamente prendere una volta queste scarpe, poi siamo veloci noi. Sempre se non ci facciamo però beccare. Sì, anche qui i checkpoint sono quelli che sono.
quindi è per questo che si può citare un pochino. Ecco. Per fare U-turn è fantastico. Ora vediamo se sto giro lo faccio perfettamente. Direi di sì, dai. Vabbè, con la spaccatura alla terra era il nostro traguardo. E anche questo livello l'abbiamo finito. Sì, dovevo uscire. Vabbè, ho sbagliato.